Di Dio proprio nel creato. Perché benissimo. Tutto questo preambolo, tutta questa premessa? Perché il primo argomento, come abbiamo anticipato prima, prende spunto dal rapporto 2012 sulla qualità dell'ambiente urbano, che è stato messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Abbiamo parlato con Silvia Brini, che è coordinatrice del rapporto, e le abbiamo chiesto di fare una sorta di viaggio aereo sulla nostra Italia per capire dove le macchie di verde si vanno ad annidiare, capire se queste macchie negli anni tendono a restringersi o, per fortuna e speriamo, ad espandersi. Okay. Sentiamo qual è la fotografia che ha scattato insieme a noi. Abbiamo verificato che negli ultimi 10 anni non c'è stata una diminuzione delle aree verdi, ma gli aumenti che abbiamo potuto registrare sono piuttosto limitati, in alcuni casi sono inferiori a un punto percentuale, addirittura in alcune situazioni del sud Italia non c'è stato nessun aumento. Quindi da un lato questo è un dato positivo, dall'altro però ci saremmo aspettati di registrare degli aumenti più significativi. Perché? Perché l'area verde è una risorsa enorme per la città e anche l'identità della città, e costituisce un sistema importante per contrastare l'inquinamento atmosferico, gli effetti dei cambiamenti climatici, le alte temperature estive e anche l'equilibrio del suolo e la capacità di drenare, per esempio, le acque piovane. Dall'altra, su altri temi come per esempio la mobilità sostenibile, abbiamo potuto verificare che il parco auto è diminuito nel 60% delle città che abbiamo analizzato, tipicamente le città del centro-nord, mentre invece nel 40% dei casi c'è stato un lieve aumento, e in questi casi soprattutto si è trattato di città del sud e delle isole. Mentre invece per la mobilità su bicicletta abbiamo rilevato un aumento delle piste ciclabili, anche se non così significativo come ci saremmo auspicati. E anche in questo caso c'è una certa differenza fra le situazioni del nord Italia e del sud. Sicuramente nel nord la disponibilità di piste ciclabili è più elevata che nelle città del centro-sud. Beh, insomma, limitatamente, anche perché a Milano, per esempio, la situazione delle piste ciclabili è drammatica, però sempre meglio che altrove. Sì, c'è un dato anche che contrasta un po', perché soprattutto al nord, dove comunque diminuisce l'acquisto di macchine e aumenta, come ci ha suggerito Silvia Brini, l'incremento delle piste ciclabili, c'è però un problema sulla qualità dell'aria che deve essere ancora migliorata. Buone notizie invece legate sempre al creato arrivano dall'acqua, perché a quanto pare abbiamo migliorata, abbiamo anche fatto crescere una cultura, quella che ha portato il 90% delle città a dotarsi di un depuratore e anche a centellinare, diciamo, certo, così l'uso dell'acqua, razionalizzare, diciamo, sprecarla, no? Esatto. Quindi luce d'ombre, come si dice in questi casi, da un rapporto che dovrà essere anche una base sulla quale poi bisogna non lasciare, insomma, le cose che vadano, bisogna continuare a monitorarle, bisogna continuare a difenderle, bisogna continuare a parlarne. Parlarne, ma anche fare, no? Perché certo. Ma io, guarda, pensavo alla situazione dell'acquedotto italiano nel centro, nel mezzogiorno, no? Sì. Che è da